Ciao unicorni! Io sono Corinna e io sono Andrea e oggi ci sfidiamo da bendati, perché oggi facciamo una bella sfida maschi contro femmine da bendati. Disegneremo degli oggetti o qualcosa che a noi verrà in mente sul momento, così non c'è niente di organizzato prima. Però vi vogliamo chiedere un favore: scrivete giù nei commenti le prossime cose che noi dovremo provare a disegnare. Sceglietene magari 5 a testa e scrivetelo giù nei commenti. E noi disegneremo i più belli. E ovviamente sceglieremo anche il commento da salutare. Infatti oggi vogliamo salutare Emanuela. Ciao Emanuela. Ciao Emanuela, grazie per il tuo commento. Mi raccomando, se volete essere salutati dovete ovviamente lasciare tutti i commenti qua giù nel video, ma soprattutto essere iscritti al canale e lasciare un like a questo video. Ho detto questo, possiamo iniziare. Ma prima ti volevo ricordare una cosa, e volevo ricordare una cosa a tutti voi. Divertendo tantissimo, come avete visto in un nostro precedente video. In edicola sono arrivati i nuovissimi Skifidol Nanotape Extra Large. Si possono fare veramente tantissime creazioni. Sono dei nanotape veramente giganteschi, super colorati e di tante praticamente tipologie. C'è quello là glitterato che è pazzesco, ma c'è anche quello rosa, quello trasparente, quello azzurro. Di tutti i colori, tutti i tipi. E potete fare più di 15 creazioni, io direi anche di più. E sono i trend diventati virali negli altri social. E li trovate in edicola al costo di 5 euro. Mi raccomando, non fatevi scappare i nuovissimi Skifidol Nano Tape. Mi raccomando, perché secondo me vi divertirete tantissimo con i vostri amici. Detto questo, possiamo iniziare la sfida. Ti ho rubato la tua benda, sappilo. Ma cos'è, scambio di benda? Sì, perché mi piace. Sì, sappiate che il nostro povero Andrea, ha l'allergia e quindi starnutisce ogni 5 secondi. Spero di non starnutire durante questo video. Infatti siamo qui con i fazzoletti a portata di mano, perché poverino, quindi, lui ha l'allergia. Io ho la benda rossa e io la benda. Ho i capelli così perché ho detto non me li faccio, perché poi la benda andrà a rovinare tutto i capelli. La benda come la maglietta rossa. Oh, hai visto? Iniziamo subito, decido io il primo oggetto. Vai. Io so che cosa la zappa sui piedi da sola. Cosa disegniamo? Una casp. Cos'è? Una caffettiera. Una caffettiera. Sì. Quella classica, diciamo La moca. Ok, detto questo, 3. Aspetta, devo aprire il coso. 3. Provate anche voi a disegnare, scrivete veramente se ce l'avete fatta, Quindi, tipo il primo sì, il secondo no. 3, 2, 1, via. Via. Allora, la lavagnetta è qui. Non dimenticate hashtag lavagnette. Pensavo hashtag se disegna. Mamma mia. Anche. Ma com'è fatta la moca? Questo è il beccuccio. Dovrebbe aiuto. Avere pure il pirillo per tenere e il tappo di sopra. E qua le righe. Oh, dovrebbe essere così. Io penso di averla fatta. In teoria. 3, 2, 1, via. Allora, non so quale sia peggio dei due disegni, non lo so. Mamma mia, questo è veramente difficile ora da giudicare. Sai perché? Perché fanno schifo entrambi, cioè, detto così. Però c'era andata vicino. Allora, la mia moca è questa. Capite che comunque il disegno poteva essere perfetto se non fossi stata bendata, però vabbè. Perché avrei centrato bene, questo doveva essere così, questo è il beccuccio, vabbè. Questa è la mia, qua è la parte dove si versa il caffè. E qui c'è la parte che si svita, la parte di sotto. Scrivete giù nei commenti chi fra noi due ha fatto il punto. Io non lo so, ragazzi, veramente. Mamma mia. Ora scegli il prossimo oggetto. Io mi sono data la zappa nei piedi. Ora cosa possiamo disegnare? Dai. Disegniamo un bambolotto. Tu sei pazzo. Tu sei folle. Che piange. Sì, vabbè, poi. Nella posizione che vuoi tu. Lasciamo anche i capelli così, giusto per farlo realistico. Vedi che ho scelto una cosa semplice. No, ma ci mancano gli occhi nella faccia. Ora dov'è la faccia? Non mi ricordo più dov'è la faccia. Vabbè, comunque, penso di averlo fatto. Ci siamo. Penso anch'io, ma penso sia venuto tipo qualcosa di ovvio. Proprio. Sì, 3, 2, 1, via. Via. Cos'è? Ma il tuo, allora, il tuo fa veramente... Gne. Ragazzi, io me lo farei tatuare questa cosa che ho disegnato. Allora, questo è il mio bambolotto. Ma che cos'è? Sembra una luna che
Ma che cos'è un fantasma? Mi ricorda disegnato? Un meme di tempo fa. Ma sì, tipo il metosta. E questo è il mio. Sai qual è il problema? La faccia gliel'è fatta nel vuoto. E poi comunque gli hai fatto una faccia orrenda. No, allora veramente questa sfida forse andrà veramente fuori da. Non lo so. Pensa che cosa ho pensato io da disegnare ora. Ora voi votate chi sta disegnando meglio. Ma comunque secondo me era carino. Ho dei dubbi. Secondo me era carino. Quindi secondo me io già ho due punti. Non lo so. Vabbè. Un dinosauro. 3, 2, 1, via. Un dinosauro. Che tipo di dinosauro? Un tipo di dinosauro. Allora facciamo intanto il musone. Com'era il... Cioè, no, perché ho detto un dinosauro? Faccio quello con le zampine. Non riesco a farlo. Non ci riesco. Com'è il dinosauro? E ora i denti come... No, dovevo fare prima i denti. Io penso che sto disegnando peggio di un bambino. A posto. Ho finito. Dinosauro fatto. Ci siamo, ho finito? Sì, io già che mi sono sbendato. Come? No, avvisa. Ma cos'è? Perché ha la faccia scollegata? Ma no, ne ho fatti due. Ma sembra lo stregato. No, vabbè ragazzi, in effetti. Il tuo cos'è, un elefante? Cos'è quella cosa scientifica? Ma cos'è sta cosa? Una faccia? Sembra un bue. Ma cos'è? Volevo fare... Sembra il biscotto della fortuna. Questa qua doveva essere la faccia con i denti da fare qua, allora, la bocca. Secondo me è il biscotto della fortuna. Questi erano i miei, comunque ne ho fatti due. C'è la coda, la coda del procione qua. Non è la cosa... è quello lungo. Sai quello là? Ce l'avete presente quella col collo lungo e la coda lunga? Non mi sta venendo. Non è il triceratopo forse? No, il triceratopo è questo qua sotto che avevo fatto. Questo era un triceratopo. Questo qui doveva essere il... come si chiama? Lo spelosauro. Spelosauro. Pletoslauro. Pleto. Il pleto. Pletosauro. Metteremo cuori a tutti quelli che scriveranno hashtag pletosauro. E prossima cosa. Qualcosa di più semplice, mio compare. Fai qualcosa di più semplice. Qualcosa di più semplice. Fammi pensare. Pensa. Oh, se vuoi io mentre gioco con gli schifi con le acce. Cosa si potrebbe disegnare? Facciamo. Ho trovato. Una barca a vela sul mare, okay, con il sole nel cielo. Il classico dipinto che ti verrà bene, a me verrà una gran. Esatto. Bravo. Bravo. 3, 2, 1. Via. Mamma mia, come si fa? Allora, tanto dai, è facile, una barca. È una barca. Ti sembra facile fare una barca? Con la vela, il sole e poi le onde del mare che non devo disegnare sopra la barca. Potrei fare anche i gabbiani. Sì, i gabbiani. Sono tante B. Ci sbendiamo? Aspetta, non ho finito. È difficile. È difficile. L'ho scelto facile per te. 3, 2, 1, via. No. Ma che carino. Ma che carino. Ma come hai fatto? Con le mani. Che bello. Perché c'è un buco la nave? È un oblò. La nave, la barca. Già che me la chiami nave è un complimento. Mi è venuto un po' così. Ma no, il tuo è bellissimo. Ma che carino. Anche il tuo è bello. Le nuvolette. Il tuo è bello. Ma sei stata brava. Sì, ma anche il tuo è bello. E insomma, il sole sta bruciando la... questo è il mio. Dai. E questo è qua di... Ma così mi batti. Ma scusa. No, sei stato bravo. È tutto storto. Non è storto. Votate giù nei commenti. Nei commenti. Direi di fare l'ultimo. L'ultimo. Vai. Quanti ne abbiamo fatti? 4? Non lo so. Quanti ne abbiamo fatti? Boh, non possono rispondere ora. Io direi che come ultimo disegno, vai, si può fare un televisore. Ah, ma vabbè, ma dai. In maniera molto facile. Col mobiletto di sotto, tutte le... Sì, se proviamo. Le decorazioni. Se ce la facciamo. Una piantina. 3, 2, 1, via. Via. Allora, questo è facile, allora, in teoria. Questo è facile. La TV. Ah, mi sono sporcata. Lo sapevo io. Quanti pollici? Che ne so quanti pollici? Con la basetta. Io penso qualcosa di obbrobrioso. Il mobile. E qui c'è una piantina a destra della TV. Finito. Pure io. 3, 2, 1, via. Raga, la mia è bella. Hai scritto LED. Per far capire che era un televisore. Magari non si capisce. Raga, ecco. Dai. La mia televisione LED con i cassetti, le due piantane. Ma non può, ma come hai fatto? No, questo veramente... Ma il mio è così. Questo veramente è una botta di fortuna. Decide... Cos'è questa cosa qua? La piantina. Ma che pianta è? Scusami. La pianta morta. Ma non si capisce. Detto questo...
Detto questo, scrivete, era tutto un mashup, scrivete giù nei commenti chi ha vinto. Noi vi mandiamo un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, ma dai. Ciao unicorni, ciao, 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 ciao. Beh, devo dire che ti sei impegnato molto bene. Ma è bruttissimo. No, no, dai. Sei stato bravissimo, Tato, sei stato veramente molto bravo.